Ho riletto tutte le opere di Dan Brown. Ah, per imitarlo. Per non imitarlo, per non imitarlo, e ti devo dire che secondo me ha scritto cose anche molto interessanti. Non lo considero, Un grande scrittore. no, ma non lo considero nemmeno Più scarso. uno scarso come viene rappresentato normalmente in Italia, e dove si fanno le critiche senza averli letti, in Sì. genere, si parla male Sì. di uno scrittore senza averli Io letti. però Dan Brown l'ho letto. Io li ho letti tutti e quattro e ho trovato il migliore suo Angeli e Demoni, dopo il codice da Vinci, Cripto Io ho trovato o non Crypto, come tradotto uno non è. benissimo il codice da Ecco, forse Vinci. non è tradotto benissimo, mentre quello Inferno sul ghiaccio o di ghiaccio non mi è piaciuto. Però ti dicevo, questo del codice da Vinci che è stato tanto bistrattato, invece tutto sommato ha anche degli elementi anche storici interessanti che a me è piaciuto, insomma, lo sto rileggendo Ancora. ancora, l'avrò letto 3 o 4 volte. Addirittura. Sì, ma sai per quale Questa è una motivo? Perché io scoperta. Devi essere l'unico che. Devi ne essere traggo l'unico. ispirazione per cose mie, insomma. Abbiamo l'unica persona che ha letto tre o quattro Sì, io penso volte di averlo il letto codice forse da di Vinci. più, in intero 4 volte l'ho letto sicuramente. Senti, E senti. non. Comunque, contrariamente a quello che si pensa di solito, Sì. rileggere un libro dopo la prima lettura. Se è piaciuto, ovviamente, se no è impossibile. Ma se è piaciuto, è sempre una bella esperienza perché si scoprono un sacco di cose che alla prima Certo. lettura sfuggono necessariamente. Certo, Questo infatti. è un Ti bel dico, consiglio che voglio dare infatti a io chi vuol penso che leggere. un romanzo letto una sola volta, ma come un film, quando si legge una sola volta perché non piace, cioè uno dice va bene, l'ho letto, lo metto da parte. Se invece uno ha interesse a quel tipo di scritto, secondo me è stimolato a rileggerlo più volte. Consiglio di rileggere, ora che la sfumata su Dan Brown è finita, le opere Codice da Vinci e Angeli e Demoni, che è meglio di Codice da Vinci.